Sky, che Sky? Ho da ringraziare, che Sky? Sei più importante te dei ringraziamenti? No. No. Per cui si ringrazia. Mamma mia, ma è tutto addosso. Ci piace giocare nell'arma a noi. Ringrazio tutti quelli che ho incontrato in questi 2 anni per me indimenticabili. Ringrazio un gruppo di calciatori straordinario, una città nata per le grandi passioni come il calcio, i nostri tifosi ovunque nel mondo e tutti i bambini che mi hanno abbracciato riempendomi del loro futuro azzurro. Ringrazio tutta la seconda squadra con la quale ho lavorato, lo staff tecnico e i dirigenti con i quali ho condiviso tutti i giorni in questi 2 anni, i medici e fisioterapisti, i magazzinieri, dipendenti e collaboratori del Napoli Calcio, il presidente e la società tutta. A voi ho ringraziato l'altra volta. Basta una volta. Ora si può partire. Sky. Buon pomeriggio Spalletti, ci racconta il senso di quell'abbraccio con De Laurentiis ieri sera? Perché mi sa che ci sia nell'aria o lui o te, e io non voglio assolutamente questa divisione, non voglio che ci sia qualcuno che, o perlomeno non vorrei che ci fosse qualcuno che annulli l'altro. Abbiamo lavorato tutti benissimo, tutti insieme, tutti d'accordo, per cui il senso è di una persona che vuol giocare anche un po', che abbraccia quello che è stato un trionfo, perché questo campionato è stato un trionfo, e tenta di annullare questa insidia che si sente nell'aria. Rapidamente, se lei, lo so che è una domanda probabilmente un po' scomoda, spero di avere una risposta, se lei dovesse dare un consiglio a chi verrà qua, cosa direbbe al suo posto? No, io non ho possibilità di dare consigli agli altri, anzi, i consigli casomai si chiedono, non è che si vadano a cercarli dalle parole di altri, se c'è bisogno si chiedono, per cui non do nessun consiglio. Io non so consigliare chi verrà, non so consigliare neppure chi prendere come allenatore. Sport Italia. Buonasera mister, a parte i ringraziamenti, ecco, lei andando via cosa porterà? 3 cose che porta via dopo questa esperienza incredibile, questa vittoria dello scudetto. Allora, porto via 3 cose. Mi piacerebbe avere 3 cose da portare via. Concrete o astratte? No, allora, quando abbiamo capito che quest'anno avremmo potuto raggiungere qualcosa di incredibile, ho iniziato a dire alla squadra che se fosse accaduto avremmo visto una città esplodere di gioia. E ora mi rendo conto che ho parlato per mesi di qualcosa di cui nemmeno io conoscevo la reale dimensione, soltanto avendoci a che fare. Per cui ora dico che Napoli non va immaginata, perché è molto di più dell'immaginazione. Napoli va vissuta e allora ci si rende conto della dimensione. Poi 3 cose da portare via, una ce l'ho di già. A parte che poi
Poi io probabilmente sono sempre stato un po' napoletano e avevo bisogno di questi 2 anni per diventarlo del tutto, probabilmente. Però poi pensando a 3 cose da portar via che mi ricordino Napoli, sono un patino che c'ho già per il mare. un patino. C'ho un lago, io ci metto il patino dentro. Un cavallo perché mi ricorda i miei calciatori, perché hanno trottato come cavalli, e un crocifisso per la fede. Sono le 3 cose che porterò via. Trovatemi da chi compra il cavallo. Il patino ce l'ho. Come che non sia? Gazzetta dello Sport. No, era senza allusioni questa, no, proprio sì. Per la forza dei ragazzi che hanno esercitato in questo campionato. Allora, io oggi voglio dire semplicemente grazie, ma veramente, per il lavoro, per la serietà, per quello che abbiamo visto. Grazie semplicemente. E allora faccio un po' il marzullo della situazione. Se c'è una domanda che vorrebbe avere fatta per dare una sua risposta, senza che la faccia io. Ma io ogni volta che vengo in conferenza stampa mi butto giù delle ipotetiche risposte. E poi in base a tutte le domande che mi fate ce le infilo dentro comunque le sì. Dai, allora l'ho sempre fatto questo ipico. Per cui si va un po' a dire, ma me l'hanno insegnato quelli che ho conosciuto. Cioè, tu devi prendere le domande che ti fanno e portare poi il discorso dove vuoi. Allora ho preso alla lettera io. Per esempio, ora ce l'ho un po' d'appunti. Le cicatrici, il dolore. Allora, vediamo la domanda di Repubblica, così inseriamo uno di questi. Vai. Chiedere dopo quale partita ha capito che avreste potuto vincere lo scudetto. L'abbiamo già detto, sono tanti i momenti e poi non sono mai determinanti. Determinante è avere una mentalità forte, avere un gruppo di calciatori che sono amici, come hanno fatto vedere anche in questi ultimi allenamenti, tipo Stamani che non si fa più niente di interessante da un punto di vista tattico e come riferimento alla squadra avversaria, ma che poi ugualmente ci mettono quell'entusiasmo e quella qualità, quella forza mentale dei calciatori forti, sempre andando a sviluppare quei metri che devono sviluppare a quella frequenza, a quel ritmo, a quella velocità, come hanno fatto anche stamani. E lì si capisce tutto il perché questa squadra avrà un grande futuro, perché è una squadra giovane, è una squadra che ha qualità incredibile e che sento parlare poi in generale nel calcio che ci vuole un po' di tempo prima di riuscire a forgiare, riuscire a creare poi un'intesa o a costruire un gruppo importante. E questo l'abbiamo avuto e l'abbiamo fatto in pochissimo tempo, per cui a margine per andare a sviluppare ancora più cose questa squadra qui. Diario As. Mister, ieri Giovanni Simeone ha dichiarato che lavorare con lei è stato
l'ho fatto crescere dentro e fuori dal campo, che la considero un maestro di calcio e di vita. Il fatto che anche un calciatore che non ha avuto tanto spazio come lui, lei sia riuscito a conquistarlo in quel modo, cosa rappresenta che per lei, e ne parlava adesso del gruppo, aver costruito un gruppo così grande, così forte, così affiatato in tutti i suoi elementi, anche chi non è titolare fisso, l'ha fatta un po' vacillare in queste settimane dopo aver preso la sua decisione per questo elemento qui? Sì, è chiaro che poi le parole dei calciatori mi hanno fatto un regalo, ci siamo abbracciati come ci si abbraccia sempre. E questa è la cosa più difficile da superare, perché poi viene il pensiero se hai fatto bene o hai fatto male a prendere questa decisione. E in questi giorni, iniziando a immaginarmi lontano da questa squadra, lontano da questa città e da questa gente, probabilmente ho realizzato quanto sia difficile poi arrivare a prendere, come ho detto prima, questa decisione. Il cuore, magari l'egoismo, anche in alcuni momenti ti dicono che dovresti continuare, perché poi lasci veramente una squadra fortissima sotto tutti gli aspetti, una squadra che ha delle basi dove ci puoi costruire quello che ti pare sopra. Però l'amore che mi circonda, l'amore per tutto ciò che mi circonda in questo momento, cioè l'amore che sento proprio, che mi avvolge in tutto quello che ho in questo momento, è probabilmente quello che mi ha dato la forza di continuare ad accettare questa decisione che ho preso. Ecco. Corriere della Sera. Mister, prima diceva che... Non ero più in grado, proprio come finale di questo discorso che abbiamo fatto, di portare la felicità che meritano, di ricevere sempre queste persone che mi hanno avvolto di quest'amore in questo momento qui. Ecco. E tu te ne rendi conto proprio toccando con mano quella che è la dimensione dell'affetto che tu ricevi andando a giro per la città o andando a incontrare qualsiasi situazione in questo momento. Scusa. Corriere della Sera. Mister, prima diceva che lei è sempre stato un po' napoletano. Il Consiglio Comunale ha approvato la cittadinanza onoraria per lei. Avere anche un riconoscimento che renderà napoletano per sempre, che emozione le trasferisce? Sì, l'ho letto oggi da qualche parte e questo mi emoziona tantissimo. E mi piace essere diventato un cittadino di questa città. Mi piace poter pensare che anche fra 10 anni potrò tornare qui ed essere amico di tante persone. Mi piace probabilmente poter ritornare in quei luoghi dove ritrovo tutto questo affetto, in quei ristoranti dove ho mangiato benissimo. E bisogna avere un po' di fantasia poi, perché al posto del mare o al posto delle colline io ci troverò poi il mare ritornando qui, però sarà lo stesso sguardo dentro un'ampiezza infinita, dentro una profondità infinita, dove lì c'è da metterci tutta la roba che si vuole andando a impegnarsi per altre situazioni. Canale 8. Mister, qual era la sua idea del calcio? Non di calcio, del calcio prima dell'esperienza napoletana, e qual è l'idea del calcio che è oggi, dopo 2 anni qui? Grazie. Qui è stato un po' più facile alcune cose, perché poi l'idea del calcio è quella
quella più importante, secondo me, è sempre quella via di mezzo. La verità sta sempre nel mezzo. La verità, la possibilità di dare sviluppo a qualsiasi cosa sta sempre un po' nel mezzo, perché non si interrompa e l'obiettivo era di riuscire a far capire ai calciatori di sapere interpretare anche da soli tante cose dentro il campo, perché non vanno bene le marcature che facevamo all'inizio, non va bene la zona totalissima come qualcuno porta avanti. Secondo me alcune volte ci vogliono le mezze marcature, le mezze coperture che ti danno poi la possibilità di essere anche un po' a zona. Però poi quando dici sempre un po' di questo, un po' di quello, hai la difficoltà di farti capire e di far realizzare in pratica quello che tu vuoi. Ecco, questi sono stati bravissimi a interpretare quelle vie di mezzo che ora divento su questa via di mezzo, ora divento più marcatore e da un'altra parte divento più zonista e divento più copertura. Poi mano a mano che si sviluppa si cambiano questi ruoli, perché dipende dove va il pallone e quello che succede, e per fare questo ci vuole un'interpretazione da parte dei calciatori importanti, perché poi ormai esistono molti modi di stare in campo, esistono molti comportamenti differenti, per cui riuscire a farli ragionare e a fargli credere che quello che decidono di fare è sempre quello giusto e che assomigli un po' a quello che tu vuoi portare a casa, insomma, è il massimo. E questi ragazzi ci sono riusciti, perché poi siamo il miglior attacco, per il momento la miglior difesa, e abbiamo fatto tanti punti, abbiamo messo anche un buon margine di distanza e anche per i più bravi è difficile andare a dire che quegli altri hanno fallito tutti e che hanno ci è andato tutto bene, insomma, ecco, mi sembra gli specchi stridono quasi come quel telefono lì. No, non strideva il tuo. Io cambierei suoneria, una troppo normale. Questa a me. Canale 21. Salve Spalletti. Qui fuori c'è uno striscione che la ringrazia. Dice: grazie mister, mi faccio portavoce di una richiesta a pochi tifosi che l'aspettano e che vorrebbero incontrarla. Detto ciò, la mia domanda è la seguente. Cosa le resta del vissuto qui a Napoli? Se può aprirsi e raccontare due momenti, uno molto bello, uno più difficile, quali sono? Uno molto bello è a Udine, quando l'arbitro ha fischiato la fine della partita che ci ha decretato la vittoria del campionato. Uno più difficile è stato quando abbiamo perso quella partita di Empoli che vincevamo e che l'avevamo in mano e che poi ci ha visto uscire sconfitti. Questa nella realtà è quello, è l'opposto dell'altro, è la risposta, insomma. Radio Amore. Mister, ieri il presidente ha detto che ci avrebbe dato degli appuntamenti per aiutarci a dare notizie più precise. Anche riguardo il suo addio, no? Ci sono state diverse voci. Ci può dare lei insomma, il momento in cui perché ha detto che è una decisione maturata nel tempo? No. C'ho un'ansia, sta qui fra questi due, perché e anche magari cosa ha fatto il club fatto per trattenerla, per convincerla. E anche, scusi? Cosa ha fatto il club per tentare di convincerla? Ma allora, qualche
Da un punto di vista mio è tutto chiaro, si può poi se volete mettere a posto quello che avete scritto voi, vengo lì e se ne parla e ci si trova d'accordo, però c'è stato un momento che il presidente ha detto delle cose a voi e voi mi avete detto quello che avrebbe dovuto dirmi il presidente e io vi ho risposto, presidente se è così come ha detto a voi lo deve dire a me. Ve lo ricordate di questo oppure no? Sì, perfetto. Dopo lui, che ho detto così, mi ha dato un appuntamento e siamo andati a quella cena. E a quella cena io gli ho detto quello, abbiamo sistemato tutto in un quarto d'ora. Anche disturbati dalla bontà del cibo, siamo stati lucidi nel concludere quello che era il motivo della cena, ecco. E lì ci siamo lasciati, che poi il presidente avrebbe detto poi questa conclusione e basta. Poi ragazzi, e noi non sono effettivamente, qualcuno ha fatto delle allusioni, probabilmente sono quello lì, non sono uno che cambia idea tanto facilmente poi quando la prende. Dici, ma in questo caso qui tu ti fai anche un po' di male, perché sì, ma non mi interessa, ormai ho preso quella decisione perché, come ho già detto alcune volte, ho dato tutto quello che avevo. E per me lasciare ora è un autentico atto d'amore. Non è un qualcosa di differente, perché è un atto d'amore. Perché qui c'ho scritto perché se lascio non è che ho smesso d'amare, ma perché ho speso tutto quello che avevo. E chi spende tutto quello che ha è perché ama quello che fa. Per cui non ho più le energie che servono per essere all'altezza di ciò che si ama. E allora si lascia, si fa due passi indietro e si lascia. Però è tutto chiaro, io sono uscito da quella scena, ho detto che avevamo definito tutto, che c'erano stati due passaggi importantissimi, che era l'anno scorso e quest'anno, proiettato per proiettare il Napoli nel futuro, che il Napoli avrebbe avuto un grande futuro, come avrà. E poi è roba sua quello che avete voluto scrivere, quello che io di coraggio ne ho finché vuole, perché coraggio non lo ha chi scrive quello che gli pare e poi non viene in conferenza stampa quando ha scritto quello che gli pare per tutta la settimana, è lui che non ha coraggio. Quelli che non vengono in conferenza stampa il giorno che hanno scritto quello che gli pare, quelli lì non hanno coraggio. Io, se vuole, quelli lì che non vengono in conferenza stampa, gli metto un po' a disposizione del mio, perché a me, per me, me ne avanza. Alla prossima. Ecco. La TV georgiana. Mister, io non pensavo di fare nessuna domanda, volevo solo ringraziare per quello che ha fatto. Lei mi domanda di Caraschelia. Non faccia quella che ora cambia la domanda, perché No, volevo ringraziare a nome di tutti i tifosi georgiani, che non sono pochi, posso garantire, a nome di tutti piccoli calciatori che hanno ricreduto della vittoria. Però è una deformazione professionale, devo fare questa domanda. Niente da fare, perché ieri Hoice è diventato miglior calciatore della stagione, ma a luglio potevamo immaginare, ma io non intendo solo Kvaratskhelia, intendo tutta la squadra. Un piccolo riassunto, se può fare, cioè di arrivare fino a questo punto. Un riassunto su tutta la stagione. Non solo Kvara.
Ma si torna a ridire un po' di cose che si sono già dette. Cioè, Kvara era uno chiacchierato dagli osservatori, era uno chiacchierato. Poi c'era da immaginarselo in un campionato differente e più importante come quello italiano. E bisognava che fosse dentro quel recinto di calciatori che potevamo prendere, perché noi anche l'anno scorso, da quando sono arrivato, siamo stati un po' attenti a identificare quelli che potevamo andare a prendere per stipendio o per costo. Era uno che poteva essere dentro, poi dovevamo sostituire un calciatore fortissimo come Insigne. E probabilmente lo dovevamo prendere simile per caratteristiche, perché Insigne ci aveva fatto vedere delle cose bellissime nella sua lunga carriera a Napoli. Per cui Giuntoli poi lo tirò fuori fra questi nomi, e poi i calciatori funzionano così, che si vanno un pochettino a guardare. Poi io ho lavorato 5 anni in Russia, lui ha giocato in Russia, e qualche domanda qualcuno gliel'ho fatta, e aggiunto gli dissi: secondo me questo va bene, poi staremo a vedere. Il presidente era perplesso per la provenienza, per la differenza di calcio che ci poteva essere. Mi telefonò un paio di sere di fila e mi disse: mister, lei mi fa prendere un calciatore georgiano per il nostro calcio, ma è sicuro questo? Io mi sono informato, Giuntoli me ne parlava bene, per cui l'abbiamo visto, perché siamo un 7-8 che si lavora nel Napoli. Funziona così: quando si prende un calciatore, si prende White Scout e si va a vederlo, si prende le piattaforme che ci sono e si va a vederlo. E per certi versi ci aveva convinto tantissimo. Poi lui è stato bravo a metterci ancora più roba, perché di quello che avevamo visto è stato bravo Giuntoli a portarla a casa, perché era ambito anche da altre società. È stata brava la società a pagarlo e a concludere l'affare. Poi lui è stato il professionista che si è messo a disposizione e ascoltava e sgranava gli occhietti per capire quello che si voleva fare. E gli ho visto fare delle rincorse che in precedenza non gli avevo mai visto fare. Gli ho visto fare dei contrasti, alcune volte sì, alcune volte no, ma ci vuole un pochettino di processo per riuscire a completare tutte quelle cose da mettere dentro quella scatolina che è la partita di calcio, a metterci tante cose. Poi ha fatto vedere di avere una qualità, una dolcezza nel toccare la palla, roce roce si dice a Napoli, quella roba lì, nel toccare la palla, e poi tira a veramente l'imprevedibilità, ti crea lo sconquasso per una difesa avversaria, perché non te lo immagini andare da quella parte. Poi calcia di destro, calcia di sinistro, ha fatto gol di testa, anche se non è la sua qualità, ma ha due gambe, ha due cosce importanti. Da un punto di vista di jump è uno che va in cielo, se quando si deciderà di andare a colpire la palla per aria, lui è un calciatore fortissimo anche di testa. È giovanissimo, cioè io sento fare dei paragoni a tanti allenatori, dei suoi calciatori che hanno giocato con calciatori giovani, e Kvara è più giovane di quelli lì e ha tutto dalla sua parte, per cui potete stare tranquilli che avete nel paese un grandissimo campione, uno di quelli che mette a posto, non è di quelli che commenta ciò che fanno i compagni di squadra, ma è uno di quelli che gli mette a posto ciò che loro non fanno. Kvaratskhelia, bravi voi ad averlo creato, è uno che si avvicina veramente a Maradona come modo di fare,
di toccare la palla, questa sensibilità, questi strappi da fermo, questa rapidità. Importante è fare giocare a due tocchi. Sì, importante è giocare a due tocchi. Ma se uno la tocca quattro volte, mentre uno la tocca due volte, può giocare anche a quattro tocchi. Il problema è toccarla quattro volte, perché la rapidità è quella la differenza. E lui è uno che riesce ad avere questa frequenza di tocchi palla incredibile. Grandissimo calciatore, grandissimo campione. Infonapoli 24. Buonasera mister, sono qua. Questa stagione straordinaria, può essere la Coppa Italia l'unico rammarico che magari Spalletti si porta indietro? Grazie. Io di rammarici, sono tanti. Coppa Italia. Quando sono arrivato il presidente mi ha detto: a me non me ne frega niente della Coppa Italia. A me non me... Abbiamo preso un parola. Detto che gli interessava tornare fra le prime quattro, per lui era fondamentale che il Napoli rimanesse fra le prime quattro quando io sono arrivato, e che c'era da rimettere a posto i conti della società, perché c'era da rimettere a posto i conti della società. Poi nel fare questo lui è stato bravo a prendersi delle responsabilità che si è preso, perché altri presidenti non se le prendono, invece lui su questo è uno che ci mette il suo marchio, e abbiamo risistemato tante cose, abbiamo fatto secondo me, come quando si va a scuola e si fa 2 anni in uno, noi abbiamo fatto 4 anni in due per il lavoro che è venuto fuori. E io ho imparato ad essere anche un po' più imprenditore, ad avere a che fare con lui. Lui probabilmente ha imparato ad essere un po' più allenatore, ma di calcio se ne intendeva già di molto da sé solo. Lo sapeva, lo conosceva già da solo il calcio. Il mio Napoli. Mister, visto che per domani abbiamo già un po' di cose da fare, se per una sola volta, un'ultima volta ci dà tutta la formazione, oppure se vuole ho preparato la domanda di riserva. Tutta la formazione non la so, perché stamani non si è allenato Demme, non si è allenato Olivera, Mario Rui è tornato 2 allenamenti fa, è stato un lungo periodo fuori, poi si è riallenato, si è rifatto male, è stato fuori. Poi mi piacerebbe che quelli così, che quelli che hanno giocato più spesso, che hanno determinato il volume che ci portiamo a casa adesso, fossero un po' presenti dentro la partita. Qui ci sarà da fare delle valutazioni, ma la formazione iniziale sarà molto simile a quella che ha giocato più spesso, anche se a voi non va bene. Spazio Napoli. Mister, buonasera. In questi mesi il suo Napoli ha fatto avvicinare al calcio e al Napoli tantissimi ragazzini. Si sono innamorati dello spettacolo, dell'esperienza allo stadio Maradona, e soprattutto hanno creato anche un legame indissolubile con lei. Tanti video anche in rete sono girati. Che messaggio vuole dare a chi si è avvicinato adesso a questo Napoli in questi ultimi anni di questo grande spettacolo, e che adesso deve guardare al futuro magari con un po' di sfiducia senza di lei? Ma l'abbiamo un po' messo dentro la cornice iniziale, perché abbiamo detto che si ringraziano tutti i bambini che mi hanno abbracciato riempiendomi del loro futuro azzurro. Cioè loro avranno un'indelebile passione per dare seguito a quella che è la caratteristica di questa città, la forza di questa città da un punto di vista calcistico, perché ora io
Ho amici che sono venuti da tutte le parti per venire a vedere questa festa e che non possono entrare dentro lo stadio perché non c'è più biglietti, ma che vogliono vivere la città e, come abbiamo detto l'altra volta, siamo stati bravi, la città è stata brava ad accogliere tutti quelli che volevano far festa, a riuscire ad essere disponibile per qualsiasi persona sia voluta venire a star bene, a gioire, a festeggiare in questa città. Veramente Napoli ha fatto vedere che la felicità non ha confini, non ha bandiere. Quando si è felici, e ha fatto bene in tutto il mondo questa felicità, perché secondo me, da quello che si è visto qui, si è riempita anche più gli stadi, si è più disponibili ora a lavorare tutti per andare a acchiappare questa felicità. Cioè, si è ritrovato, si è riconosciuto che poi se ci si vuol divertire senza usarlo per far casino, lo stadio diventa un mezzo per stare bene a livello sociale proprio. Noi a Napoli stiamo bene quando il Napoli vince e fa il risultato e siamo tutti contenti. Napoli Magazine. Mister, innanzitutto grazie, perché penso di parlare anche un po' a nome di tutti, è stato molto stimolante confrontarsi in queste conferenze con lei in 2 anni. Si è tatuato il Napoli sul braccio, è qualcosa che non ha mai fatto nessun allenatore nella storia del Napoli, a meno che io non mi sia distratto. Quello che le voglio chiedere è tutti hanno accettato e apprezzato ovviamente la sua scelta personale, no, di fermarsi, ma se da qui a un anno la società dovesse aver bisogno di lei, è qualcosa che contempla, oppure pensa che nell'anno sabbatico c'è anche la scelta di non allenare altre squadre? No, c'è anche la scelta. Io non voglio giocare contro il Napoli. Io non voglio mettermi una tuta che sia differente a quella del Napoli. È la cosa che gli ho detto subito in quella cena a De Laurentiis. Per cui si parte da lì, poi a fine anno si rifà l'inventario di quelli che sono gli stimoli, i sentimenti, i pensieri, e si guarda un po' dove siamo. Insomma, quest'anno io sono uscito dalla panchina, faccio una ventina di metri, apro il cancellino della tribuna, mi siedo lì e guardo il Napoli dalla tribuna e sono distante 20 metri a dove ero quest'anno, perché poi anche dalla televisione si vede bene lo stesso. Il cuore del calcio batte anche da casa propria, se uno lo ama. E si è detto più volte, chi lo ama non gioca mai in trasferta. Noi si gioca con il Napoli, si gioca sempre in casa. Calcio Napoli 24 voleva la chiusura. Le cicatrici. Le famose cicatrici. Eh sì, mi ha detto del tatuaggio. Le cicatrici è che non tutte sono il ricordo di un dolore. E ci sono cicatrici bellissime che uno si porta dietro, come questa cicatrice che ho nel braccio. Per me è bellissima perché è una cicatrice, e me la sono fatta sul braccio per avercela sempre sotto gli occhi per guardarla sempre. Per cui questo tatuaggio sarà la mia cicatrice bella, bellissima. Hanno già cominciato a offendermi in qualche stazione, però che poi se ne parla di volta in volta. Passante. Mister, questo è un piccolo gesto per un grande uomo, che è lei. Per le emozioni date ai tifosi, il calcio champagne,
le vittorie in Europa, le 19 avversarie battute in Italia, l'amore puro per Napoli, il sogno regalato alla nostra generazione. Calcio Napoli ringrazia Luciano Spalletti. Oggi, domani, sempre, uomini forti, destini forti. Grazie. Grazie a tutti. Di questo fatto di... questo fatto che ci avevano chiesto di Tiago. Assolutamente. Giulia. Sì. Questa è la consegna. Grazie. Aspetta. C'è un passaggio che non avremmo voluto fare, ma che ci fa piacere per dare un contributo, che è quello che è successo a Giulia. Perché ci hanno detto che lei era molto tifosa del Napoli. E quindi si dice che gli uomini che picchiano e uccidono una donna confessano al mondo la loro vigliaccheria. Senza parlare di disumanità, perché il principio sarebbe riuscire a rimanere umani qualche volta, perché qui si sta diventando disumani. Allora, quando un uomo uccide una donna, uccide tante volte, non lo uccide una volta sola, perché uccide lei, uccide il bambino e uccide tutti gli altri bambini che sarebbero potuti nascere da questa donna. Praticamente, uccidendo una donna, uccide la vita, non uccide solo una cosa. E lui con la sua malvagità ha cancellato una storia che meritava di essere vissuta. Noi di questa storia, brutalmente negata, abbiamo scelto un'immagine, che è quella di madre e figlio che per mano vanno insieme al Maradona, al tifare Napoli. Un'immagine che non vedremo mai, e la festa di domani sarà anche per loro, anzi loro saranno a Maradona con tutti noi. E chi pensa di risolvere le cose con la violenza deve sapere che è un perdente senza futuro, non ha futuro. Grazie.